Ancora qualche altra ora di riflessione e poi il sindaco di Pescara, Carlo Masci, deciderà la composizione del suo esecutivo, dopo l'ultima proposta avanzata dai rappresentanti della Lega, ovvero tre assessori del presidente del Consiglio Comunale. Il sindaco Masci, di Forza Italia, ha invitato i rappresentanti dello schieramento di centrodestra, che lo hanno sostenuto con successo, a trovare un punto di equilibrio. Alla base del muro contro muro sono le quote rosa, cioè la necessità di avere almeno quattro donne in giunta. La coperta però è troppo corta e così Masci è pronto a varare una giunta a metà composta da tre esponenti di Forza Italia, due uomini ed una donna, due di Fratelli d'Italia, un uomo ed una donna, ed uno dell'UDC. La composizione passa attraverso le indicazioni importanti del primo partito di questa città, che ha contribuito in maniera determinante all'elezione di questa amministrazione, all'elezione di Carlo Masci, e quindi sono richieste lecite, ma richieste fatte per fare determinate cose in questa città. Quindi noi vogliamo ripartire con un percorso di condivisione, ma chiaramente la condivisione passa per dei punti fermi, dei punti fissi che noi riteniamo insuperabili. Se il sindaco non dovesse ritenere che noi meritiamo di avere tre assessori, Santilli, Sulpizio e Martelli, oltre alla presidenza del Consiglio Comunale da affidare a Marcello Antonelli, è stato detto ancora, vorrà dire che Masci ritiene di poter governare anche senza la Lega. Ma siamo convinti, aggiunto infine D'Incecco, che il sindaco rispetterà la nostra proposta. In caso contrario la Lega assicurerà soltanto un appoggio esterno. Sono convinto che i partiti troveranno la giusta soluzione. Ha non tanti problemi, ha piccole questioni che si risolveranno nelle prossime ore. Se così non fosse, la Lega sarà in Consiglio Comunale ad appoggiare un programma di governo e a votare quelle che sono evidentemente le determinazioni di questa maggioranza, ma sicuramente, come è stato già detto ieri, senza una presenza in giunta. Massimiliano Pignoli, dato come assessore in quota all'UDC, afferma infine che il suo partito attende di conoscere con fiducia la decisione del sindaco e di vedere riconosciuto il suo 3,4% ottenuto alle scorse amministrative, determinante per la vittoria al primo turno della coalizione di centrodestra. Il sindaco sta lavorando affinché l'UDC entri in giunta, affinché ci sia questa collegialità, affinché tutti i partiti che hanno collaborato in maniera determinante, ricordo che l'UDC con il quasi 4% è stata determinante nella elezione del sindaco. Ci fidiamo di lui, sono sicuro che con lui faremo tanta strada dal punto di vista amministrativo.